Anch'io voglio ringraziare Maurizio Fabbri e Pietro Bevilacqua per l'invito a partecipare a questo incontro, a questo convegno. Beh, mi pare che quanto ci ha detto Bevilacqua, e cioè che il collasso della biosfera è già in atto e che c'è uno scollamento tra il carattere globale di questi problemi e il carattere locale, quando ci sono delle politiche dirette a fronteggiarla, è il problema centrale. Mi sembra che ieri avevo letto da qualche parte che se l'Europa si uniformasse a tutte le regole più restrittive, risolverebbe il 6% del problema globale. E quindi siamo di fronte a una catastrofe che rende completamente inadeguate le istituzioni esistenti. Le nostre costituzioni statali, la bella Costituzione italiana, non servono a nulla, perché sono per l'appunto limitate ai confini statali. E la Carta dell'ONU è fallita, così come sono fallite le tante dichiarazioni universali dei diritti umani. Perché queste carte non sono costituzioni rigide, come la Costituzione italiana, che significa rigidità sovraordinata a qualsiasi altra fonte, in forza della quale, di quale rigidità, le norme, il contrasto, sono destinate ad essere annullate. No. Questi diritti, questi principi, sono pura retorica. Perché non sono vincolanti, sono stati impunemente e sistematicamente violati e soprattutto sono privi di garanzie. I diritti fondamentali, diversamente dai diritti patrimoniali, che nascono con le loro garanzie, il credito insieme al debito, la proprietà privata insieme al divieto di lederla, i diritti fondamentali richiedono leggi di attuazione, senza le quali sono pura retorica. Non basta stabilire il diritto alla salute perché nascono gli ospedali, o stabilire, diciamo, il carattere di bene comune della biosfera se non si introduce un demanio planetario, o il principio della pace se non si mettono al bando le armi e non si sciolgono gli eserciti, come aveva già, diciamo, come si è inaugurato Emanuele Kant più di 2 secoli fa. E dunque dobbiamo essere consapevoli che è cambiata rispetto a quella grande stagione costituente che è stata il 45-48 la geografia dei poteri. I poteri che contano si sono dislocati fuori dei confini nazionali. Sono diventati poteri selvaggi, privi di limiti e di vincoli. E naturalmente sono diventate globali anche le aggressioni ai diritti. La globalizzazione ha reso evidente un paradosso intrinseco al capitalismo e all'ideologia liberale. L'ideologia liberale è nata con un grande capolavoro ideologico, e cioè l'identificazione tra libertà e proprietà. Un'identificazione a cui è stata subalterna anche la tradizione comunista, la prima per valorizzare la proprietà con il valore associato alla libertà, la tradizione comunista purtroppo per fare il contrario, svalutare le libertà. Si tratta viceversa di due concetti opposti. Le proprietà sono la base della disuguaglianza, le libertà, i diritti fondamentali, la base dell'uguaglianza. E le Costituzioni, a cominciare dalla Dichiarazione dell'89, poi le Costituzioni inflessibili, infine le Costituzioni del dopoguerra che inventarono la rigidità, si pongono come limiti e vincoli ai poteri pubblici, mentre invece i poteri privati vengono per l'appunto equiparati a libertà. L'espressione Stato di diritto è sintomatica dell'idea che solo lo Stato sarebbe il luogo del potere, il mercato sarebbe il luogo della libertà, viceversa il mercato è il luogo di poteri non meno, anzi forse più invadenti, più invasivi, più minacciosi,
non solo per i diritti, ma a questo punto anche per la sopravvivenza dell'umanità, e cioè per la natura, di quanto non siano i poteri pubblici. La globalizzazione ha reso evidente, diciamo, questo paradosso, perché fino, diciamo, agli anni 50, 60, lo Stato era riuscito, bene o male, a regolare i mercati. Insomma, esisteva in qualche modo una capacità della politica di porre limiti attraverso il diritto del lavoro, attraverso i diritti sociali, attraverso l'uso del fisco. Pensiamo che fino agli anni 70 il fisco era al 70%, negli Stati Uniti pure, negli anni addirittura della guerra il 90%. Lo Stato sociale, sia pure in forme burocratiche, è stato costruito in Europa. La globalizzazione, avendo globalizzato l'economia e quindi i poteri economici e finanziari, senza la costruzione di una sfera pubblica alla sua altezza, ha reso questi poteri totalmente selvaggi. Sostenuti ovviamente da un'ideologia, l'ideologia liberista, che però è sempre la vecchia ideologia, il mercato come luogo delle libertà. Ed è chiaro che tutto questo non può che provocare, non siamo di fronte a delle previsioni, come diceva Bevilacqua, la catastrofe è in atto, cioè il collasso del pianeta, della biosfera, è già in atto. E allora io credo che dovremmo prendere atto dell'insufficienza, dell'assurdità irrazionale dell'attuale assetto internazionale e rifondare la politica, una politica dal basso, che non possa limitarsi a denunciare quello che tutti sanno, e cioè la distruzione del pianeta, ma proponga una risposta politica e istituzionale in materia di ambiente, un trattato rigido e vincolante che introduca un demanio planetario. L'idea di una costituzione della Terra naturalmente è un'idea che serve a unificare tutti i problemi che sono tutti connessi e le loro garanzie. E leggere la mancanza delle garanzie come un illecito. E cioè il fatto che sia stipulato il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, a questo punto anche il diritto a un ambiente sano e vivibile, non serve assolutamente a niente, è pura retorica, se non si introducono istituzioni di garanzia. Cosa sono le istituzioni di garanzia? Sono quelle funzioni che sono titolari degli obblighi, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni scolastiche, di un reddito di cittadinanza universale, in grado di garantire un salario minimo legale a livello universale, perché il mondo è sempre più piccolo, è sempre più integrato e interdipendente. Tutto questo non avverrà perché non ci sono gli elementi per essere ottimisti. Non avverrà per molte ragioni, innanzitutto per la miopia della politica che tutela i propri miserabili poteri sovrani che non contano più niente se non a dire consenso e a mantenere per l'appunto situazioni di privilegio subalterne all'economia, perché nella asimmetria tra il carattere globale dei mercati e il carattere locale della politica la subalternità è inevitabile. Quando i mercati impongono la riduzione delle imposte per poter appunto dare ai loro manager stipendi miliardari, e gli stati sono costretti ad accettarlo perché è la concorrenza al ribasso che lo impone, così come è la concorrenza al ribasso che impone la distruzione del diritto del lavoro. E allora la prima ragione di pessimismo consiste in questa miopia, e la seconda consiste nella cecità di questi processi. Si rifiuta di prendere consapevolezza.
La vicenda del Covid è assolutamente esemplare. Il Covid non è certamente la più grande catastrofe. Ha prodotto 7 milioni di morti, una cifra incomparabile, una guerra atomica, al riscaldamento climatico, a quello che accade tutti gli anni, perché ogni anno muoiono 8 milioni di persone per mancanza di acqua potabile, altrettanti per mancanza di farmaci salvavita, 16 milioni quindi. E tuttavia ha sconvolto le nostre vite. È stata una catastrofe visibile. Ha cambiato le nostre abitudini. Ha in qualche modo fermato le nostre economie. Tutti ne siamo stati consapevoli. E nonostante questo, c'è una parte della popolazione che nega tutto questo e che comunque pensa di essersene liberata. E allora non dobbiamo stupirci del fatto che la parte più ricca del mondo, dalla quale dipende il riscaldamento climatico, non percepisca la catastrofe. È assolutamente ovvia la cecità. Per noi si tratta di adattare i termostati, di aumentare il riscaldamento, di aumentare le scorte alimentari, di utilizzare i condizionatori d'aria. Quindi queste catastrofi è come se non esistessero. Quindi noi viviamo in una situazione di assoluta cecità e irresponsabilità rispetto alla quale esiste un'unica alternativa. So bene che può sembrare un'utopia, ma è anche l'unica alternativa realistica e razionale. E tra l'altro non è altro che il compimento di un processo della modernità, che è il passaggio dall'ancien regime allo Stato di diritto, avvenuta con le prime dichiarazioni dei diritti, le prime costituzioni, soprattutto la liberazione dal nazifascismo, avvenuto con le costituzioni rigide, e la garanzia dei diritti sociali attraverso la costruzione di uno Stato sociale burocratico. Questo è un limite, perché le istituzioni di garanzia, soprattutto globali, dovrebbero essere indipendenti e separate dal potere politico. E ciò che si richiede a livello globale non è certamente il governo mondiale. Il governo deve essere soprattutto locale, se vuole essere rappresentativo. E qui occorrerebbe fare un discorso a parte sulla crisi, ovviamente, della politica e dei partiti della rappresentanza, legata alla assoluta identificazione dei partiti con le istituzioni, che di fatto ha reso impossibile, attraverso la soppressione dell'alterità, il rapporto tra partiti e società. Noi siamo degli spettatori che votano per il meno peggio. Ma a parte questo, dicevo, per tornare alla questione di fondo della necessità di ridare contenuti alla politica all'altezza dei problemi, dobbiamo essere consapevoli che l'unica risposta è creare istituzioni globali di garanzia. Un servizio sanitario che non sia come l'attuale Organizzazione Mondiale della Sanità, 4 miliardi di provenienza privata, con cui non può fare niente, ma deve essere di 4.000 o forse 10.000 miliardi, e lo stesso vale per l'istruzione, lo stesso vale per i beni. Un costituzionalismo dei beni accanto al costituzionalismo dei diritti. I diritti non sono inadeguati a tutelare i beni. Occorre creare la categoria dei beni fondamentali. I beni comuni sono una di quelle classi, ma anche i beni sociali, e cioè l'acqua potabile, e cioè i farmaci salvavita, i vaccini, che sono beni che devono essere attribuiti a tutti e salvaguardati attraverso un demanio planetario, appunto l'acqua potabile, l'aria, i grandi ghiacciai, e per altro verso la messa al bando delle armi micidiali. E tutto questo sembra un'ovvietà, ovviamente non ci sono ragioni per essere ottimisti, e tuttavia vorrei insistere su due questioni. La prima è che occorre
contrastare un'ideologia che si viene rafforzando naturalmente con i sovranismi, secondo la quale esisterebbe un nesso fra Costituzione, Stato nazionale e popolo. Questa ideologia è presente in tutti i costituzionalisti. Dobbiamo ricordare che è stata teorizzata da un giurista nazista, Carl Schmitt, che ha appunto detto che la Costituzione tedesca è l'espressione dell'unità del popolo tedesco inteso come entità omogenea. Questa idea di Costituzione è smentita dalle Costituzioni, che stabiliscono tutte, sia quelle nazionali, sia le tante carte dei diritti, il principio di uguaglianza, la pari dignità della persona, il carattere universale dei diritti. Allora il costituzionalismo o è universalistico oppure è una presa in giro, o è internazionalistico e non nazionalistico e allora rispetta i propri principi, o è antifascista e non fascista, né identitario, e allora è coerente con i principi di uguaglianza e di universalità dei diritti affermati. Naturalmente tutto questo può sembrare irrealistico, ma io vorrei innanzitutto che cominciassimo a distinguere tra ciò che è impossibile e ciò che è improbabile. È certo improbabile, ma non impossibile, come viceversa si fa credere una tesi ideologica, non ci sono alternative. Il realismo volgare che naturalizza la realtà sociale, la politica, l'economia, il diritto, e che praticamente uccide la politica, la deresponsabilizza e legittima tutto ciò che avviene. Non è affatto vero che non ci sono alternative. Sia la politica che l'economia, i fenomeni sociali sono tutti artificiali. Dipendono da noi, dipendono dalla politica. Dipendono dalla politica che in passato ha sempre, con tutti gli alti e bassi, prodotto momenti di risveglio della ragione, uno dei quali è stato precisamente il dopoguerra, la liberazione dall'antifascismo, il mai più agli orrori. Solo che in questo caso rischiamo di non fare in tempo a dire i nostri mai più, perché questi processi sono irreversibili. Abbiamo potuto dire i mai più, anche se poi violati alla guerra, o agli orrori ancora maggiori dell'Olocausto, ma mai più al riscaldamento climatico significa una rifondazione dell'ordinamento che consiste, badate, nel prendere sul serio il diritto esistente. Non sto proponendo una modificazione che è un salto di civiltà, ma già il diritto esistente, se lo prendiamo sul serio, ci impone di leggere come violazioni la mancata attuazione delle istituzioni di garanzia. Cioè, se ci sta il diritto alla salute nei patti del 66, avrebbe dovuto essere costruito un sistema sanitario mondiale e dovrebbe essere istituito un fisco mondiale in grado di finanziare queste istituzioni. Naturalmente tutto questo sembra irrealistico e impossibile. E tuttavia io credo che, proprio perché l'ultima cosa da fare è rassegnarsi, lo diceva Piero Bevilacqua, Immanuele Kant diceva: senza la speranza di tempi migliori non esisterebbe spazio né per la politica né per l'economia. Io credo che un processo costituente dal basso vada avviato. Noi abbiamo dato vita, stiamo adesso rianimando un'associazione di Costituente Terra che ha avuto già l'adesione di migliaia di persone. E l'invito è a ognuno di questi luoghi sparsi in tutto il mondo dar vita a centri di Costituente Terra che discutano e propongono integrazioni, emendamenti al progetto di Costituzione che viene presentato e che esercita una pressione dal basso, mostrando non solo la drammaticità, ma la possibilità di una soluzione. Le soluzioni ci sono e il fatto di mostrare che le soluzioni ci sono è sufficiente a rifondare la politica all'altezza dei grandi problemi che si possono riassumere in due questioni: l'uguaglianza,
L'uguaglianza che sono due cose insieme, l'uguaglianza come uguale valore di tutte le differenze. La vicenda degli immigrati è una vergogna. Noi dobbiamo vedere nei migranti il popolo costituente di un popolo della terra futuro, meticcio, differenziato, fondato sul rispetto delle differenze. Un popolo costituente non solo perché dà vita al meticciato, ma perché, qualora, come io credo, fosse doveroso, se non altro per risarcire questi popoli di 4-5 secoli di politiche predatorie, di colonizzazioni, quando abbiamo teorizzato il diritto di emigrare perché eravamo noi a conquistare questi paesi, solo se la pressione dei popoli ai nostri confini diventerà irresistibile, le politiche saranno costrette ad affrontare i problemi globali. Per questo la pressione degli immigrati è un fatto costituente, perché è costretta ad aprire gli occhi. È un popolo costituente perché prefigura un'umanità meticcia come unico popolo della terra, perché mostra l'insensatezza dei confini, che non sono certamente le nostre difese, ma sono le nostre prigioni che imprigionano i popoli, e perché costringono, perché io credo che debba essere posto fine al divieto di immigrare, che contraddice il diritto di emigrare, che non dimentichiamo, articolo 35 della Costituzione, in tutte le carte internazionali c'è scritto il diritto di emigrare. Quando si dice impediamo loro di partire, si sta dicendo commettiamo un delitto. E allora non dobbiamo impedire di partire. Nell'età della globalizzazione, delle grandi comunicazioni, del mondo integrato, in cui tutto circola, devono circolare le persone. Devono circolare le persone proprio perché la loro pressione costringerà a prendere atto della mutazione geografica della geografia dei poteri, della mutazione dell'assetto del mondo che costringe ad un salto di civiltà. Naturalmente siamo tutti pessimisti e tuttavia dobbiamo provare. Grazie.